Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci prepariamo per la stagione invernale. Qual è la prima cosa che ho fatto quando ho comprato la 355? È stato il cambio gomme, ovviamente Marchettino style. La macchina montava delle gomme che non erano più adeguate, perché l'ex proprietario me l'ha venduta con un treno di gomme che aveva compiuto la maggiore età. Esatto, guidava una Ferrari con gomme vecchie di 18 anni. Follia. Non solo Ferrari, è una pazzia guidare qualsiasi macchina, moto, con un treno di gomme così vecchie. E quando ho fatto il cambio gomme, penso di non aver mai avvertito in vita mia una differenza così sostanziale del prima e dopo. Buttare via gomme vecchie di 18 anni e montare un treno nuovo e fresco. Quando ho comprato la Ferrari mi sono ripromesso di non trattarla come una cosiddetta garage queen. Con l'arrivo della stagione invernale, tanti possessori di sportive e supercar fermano l'assicurazione, mettono il telo sulla propria macchina e dicono: ci rivediamo ad aprile. Bene ragazzi, io no. Ho comprato questa macchina per godermela e voglio farlo 365 giorni all'anno. Perché limitarmi a farlo solo in determinati momenti? Ogni momento è buono. Quindi, per affrontare al meglio la stagione invernale in arrivo, è il mio primo inverno con la Ferrari. Ho montato un treno di gomme invernali. Questo dovrebbe essere il primo treno di gomme invernali che vede questa macchina. La neve, fortunatamente, in montagna sta già iniziando a scendere. Come sapete ragazzi, c'è tempo fino al 15 novembre per adeguarsi e montare pneumatici invernali. E come avete potuto vedere dall'intro del video, questo cambio gomme l'ho fatto in collaborazione con eBay, come avevo fatto l'anno scorso con l'S2000. Anche quest'anno ho usufruito non solo dell'acquisto dei pneumatici sulla piattaforma, ma anche del servizio di installazione delle gomme. Come funziona? Semplice! Una volta selezionato il pneumatico dalla misura desiderata, basta cliccare sull'opzione Fatti montare pneumatici e in base al capo inserito vengono visualizzate le officine in zona per poi acquistare non solo le gomme ma anche il servizio. In seguito le gomme vengono spedite in uno degli oltre 500 gommisti convenzionati. Le gomme vengono spedite dal venditore direttamente in officina. Una volta consegnate basta prendere appuntamento, presentarsi con il voucher in officina e viene effettuato il cambio gomme. Magari in questo momento vi state chiedendo: come si guida una Ferrari con le gomme invernali? Che cosa cambia? Il treno di gomme attualmente montato sulla Ferrari sono le Michelin Pilot Alpine 4. Sono le stesse gomme che ho montato lo scorso inverno sull'S2000. L'S2000 l'ho sfruttata per bene sulla neve, mi sono divertito, ho giocato molto, mi sono trovato bene con queste gomme, quindi squadra che vince non si cambia. Ho deciso di montare lo stesso modello anche sulla Ferrari. Ovviamente stessa misura delle gomme estive, in questo caso non ho montato le nuove gomme invernali su un altro set di cerchi, perché onestamente a me piacciono questi cerchi. Faccio fatica ad immaginarmi questa macchina con un set di cerchi differente. Sono semplicemente perfetti a mio avviso. Adesso stiamo scendendo da Sestera. Qui non c'è più la neve, ma ciò non significa che qui le gomme invernali non servono più, perché d'inverno le temperature si abbassano ed è al di sotto dei 7 gradi che le gomme estive perdono le performance, le proprie proprietà, scusatemi il gioco di parole. Ed è per questo che bisogna adeguare e adattare la macchina in base al tipo di condizione e stagione in cui si decide di guidare. In ogni caso, la gomma invernale sulla Ferrari non ti toglie il fattore divertimento, il piacere di guida, anzi, ti senti anche un po' più sicuro nella guida. A maggior ragione che su questa macchina l'unico controllo elettronico disponibile è proprio l'ABS.
se non avessi montato le gomme invernali, probabilmente in questo momento non sarei venuto qui in montagna a fare questo video. E onestamente non vedo l'ora di vedere un altro po' di neve, strade innevate, piste innevate su cui giocare e vedere come si comporta questa macchina di traverso. Le gomme invernali ti permettono di avere più trazione, ridurre gli spazi di frenata, migliorare il grip in condizioni climatiche più difficili, come può essere non solo temperature basse, ma mixate anche a pioggia e neve. E no ragazzi, non scherziamo assolutamente. Sotto certi punti di vista la sicurezza stradale è molto importante e non bisogna andare al risparmio. O addirittura mi capita ogni tanto di vedere video di SUV impantanati nella neve in montagna che sì, hanno la trazione integrale. Anche il proprietario pensa: ma cosa me ne faccio delle gomme invernali? Tanto ho la trazione integrale che mi fa andare ovunque. Sbagliatissimo. Se non hai delle gomme adeguate che ti permettono di scaricare la potenza nel modo giusto, è tutto inutile. Quindi ragazzi, io penso proprio che ci spetteranno dei video molto interessanti, divertenti, magari anche con qualche sbandatina quest'inverno. Bisogna godersela la propria macchina. Non voglio avere rimpianti con la 355, voglio fare di tutto e di più. E ovviamente condividere tutto con voi, perché per me, quando la telecamera è accesa, è come se tutti voi foste seduti qui. Come avete potuto vedere, questo video lo sto girando a Sestriere, quindi una località sciistica piuttosto in. Infatti qui nel periodo invernale non è difficile vedere SUV ultrapompati, l'ultimo modello, SUV costosi. Infatti qui tutti mi guardano come per dire: ma davvero sta guidando una Ferrari d'inverno qui a Sestriere? Voglio dire, perché no? Ho montato le gomme invernali, la macchina a trazione, si guida bene, posso farlo. Quindi ragazzi, ricordatevi, in base al tipo di strada, stagione, condizioni climatiche, di adattare la macchina con una gomma che vi possa permettere di avere la massima sicurezza e trazione. Perché ne va non solo della vostra sicurezza personale, ma anche di quella degli altri. Detto questo, io non vedo l'ora di vedere il termometro abbassarsi, vedere un po' più di neve per le strade e magari anche per le nostre piste. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!